Signore e signori, buonasera, benvenuti qui a Piazza Collegio, Vico Duomo, per la presentazione ufficiale delle canzoni che accompagneranno la corporazione del Giglio del Panettiere in questa edizione. Innanzitutto un saluto è doveroso, oltre che un piacere a tutti i maestri di festa e a tutte le paranze di questa edizione 2010 della Festa dei Gigli. Manca veramente poco, ormai ci siamo, ci sono mise. Comincia la festa dei Gigli, però prima di cominciare la festa dei Gigli non possiamo incominciarla senza aver presentato le canzoni di tutte le corporazioni. Questa sera spetta e tocca di diritto al Giglio del Panettiere, per cui vorrei subito fare un applauso e un saluto ai maestri di festa del Giglio del Panettiere, la famiglia Scotti. La famiglia Scotti, ora incominciamo a presentarvi tutto lo staff organizzatore, però prima di entrare nei particolari dello staff, prima di elencare tutte le persone che accompagneranno e che hanno accompagnato fino ad oggi, a partire dall'assegnazione, quindi a partire da giugno per arrivare ad oggi, questa magnifica corporazione, è doveroso da parte mia, sicuramente tutti quanti voi lo sentite, fare un applauso al vero maestro di festa, un maestro di festa che ci guarda da lassù, l'indimenticato ed indimenticabile Luigi Scotti. Il maestro di festa per eccellenza, che però non deluderà le aspettative di tutti quanti noi, grazie soprattutto al buon sangue, al sangue che lega questa meravigliosa famiglia, che è appunto la famiglia Scotti. Quindi questo è veramente un giglio, io mi permetto di dire, al femminile, un giglio quota rosa, quota più bella, gentil sesso, veramente organizzato nei minimi particolari. Per cui ringraziamo subito tutta la famiglia Scotti, a cominciare proprio, l'abbiamo detto, da Luigi Scotti, Antonietta Pietati, Pacifico Scotti e Vincenza De Rosa, con i figli Stella, Cleopatra, Luigi e Sergio, i nipoti Sharon e Yuri Paolino, la rappresentante di categoria Rosa Viscovo, il presidente onorario, l'avvocato Geremia Biancardi, le presidenti dei festeggiamenti, e non a caso questo è un giglio in rosa perché si è arricchito questo giglio di un comitato di festeggiamenti tutto al femminile, quindi salutiamo e ringraziamo, accogliamole con un applauso Maria Esposito, Palma Foglia e Anna Rita Mercogliano. E se le donne sono il pezzo forte di questo giglio, chiaramente non poteva mancare la mano e la razionalità degli uomini, quindi un valido staff di collaboratori. Salutiamoli e ringraziamoli perché veramente nel corso dell'anno si sono prodigati con il loro impegno. Pellegrino Foglia, Antonio Dubbioso, Francesco Caccavale, Nicola Argenziano, Lucio Torino, Mosè Larizza, Carlo Vecchione e Luigi Marciano. Poi a giugno avrete modo di vedere questo rivestimento, che è veramente un rivestimento particolare, è sigillato nella bottega come è giusto che sia e come vogliono soprattutto le maestre di festa non farlo vedere, non farlo scoprire a nessuno prima di giugno, ma colui che ha reso possibile questo progetto è Enzo Lanzetta. Questo progetto di rivestimento che sta veramente ben rinchiuso, l'abbiamo detto, all'interno della bottega d'arte Dodisco. La paranza che accompagnerà il giglio del Panettiere, una paranza giovane non da un punto di vista anagrafico presente in città, bensì giovane per quanto riguarda il valido contributo dei ragazzi, la paranza Stella di Giuseppe Guerriero. Eccola che si fa sentire la paranza. E il capo paranza quest'anno sarà un bambino. Bambino mi perdonerà perché non lo è più, è un piccolo ometto, Yuri Paolino, il capo paranza. La divisione musicale l'abbiamo ascoltata fino a questo momento, l'ascolteremo stasera, l'ascolteremo anche domenica e poi nel corso di questi mesi, è la Bruscianese, la Real Giannino Band. Microfonista Nola Sound 2 e il cantante, la voce che guiderà e che ci allineerà con le sue note è quella di Angelo De Stefano. Io poi voglio ringraziare anche per le riprese
niente, perché chiaramente la serata di questa sera insieme a quella di domenica e poi dell'intera ballata del 27 giugno sarà resa possibile, sarà veramente immortalata in questo giro in modo tale da lasciare un ricordo indelebile ai maestri di festa da Digital Fusco di Orlando Fusco in Piazza Duomo. E poi voglio salutare e ringraziare gli immancabili, ormai io li chiamo affettuosamente così, gli amici del Giugno Nolano che veramente stanno curando un po' la rassegna di tutta la festa dei gigli. E allora che dire ragazzi, ormai veramente ci siamo, io voglio dire soltanto due parole. Ora Angelo De Stefano si avvicinerà sicuramente a me perché è il suo momento. Voglio precisare una cosa, Angelo, magari... Buonasera. Buonasera. Magari tu mi confermerai questa cosa o me la smentirai, io penso più alla prima ipotesi. In questo caso veramente le canzoni sono state sigillate, nel senso che fino ad oggi nessuno le ha mai ascoltate, quindi è un po' un ritorno alla tradizione con il giro del panettiere forse, perché sfido chiunque di voi qui presenti a Vico Duomo che abbia ascoltato le canzoni dei Gigli, se non quella di ottobre, la canzone della bandiera, scritta tra l'altro da Salvatore Esposito Piparillo che ho visto in mezzo a loro e musicata dal maestro Giannino. Quindi la vogliamo ascoltare, una canzone dedicata al maestro di festa per eccellenza, consentitemi di chiamarlo sempre così, sta sempre insieme a noi. E quindi Angelo De Stefano, la canzone della bandiera. Grazie.